Buonasera, buonasera e bentrovati a una nuova puntata del Caffè dello Sport, un weekend felice per quanto riguarda i colori dell'Unione della Triestina e dell'Alma Trieste. Si è iniziato sabato pomeriggio con la bella vittoria della Triestina col Feralpi Salò, doppietta di Petrella, e 2017 che si chiude con una vittoria in casa che mette la Triestina in una posizione ancora più importante in classifica, guardando con grande ottimismo al futuro, al 2018 e all'obiettivo, chissà che si possano raggiungere i playoff. Sul fronte opposto invece, domenica al Marena, dopo la pioggia di Orsetti in campo, è arrivata la pioggia a livello di risultato. Undicesima vittoria consecutiva, battuto il record dell'era Stefanel, conquistate le finali di Coppa Italia in larghissimo anticipo con la vittoria su Iesi. Due belle affermazioni che insomma danno orgoglio alla tifoseria triestina. Hanno perso invece pallanuoto e pallamano, ne parleremo poi anche con l'ospite della Pallanuoto Trieste, ma iniziamo con quelli che ci sono già in studio. Con noi questa sera Alessandro Asta, giornalista di City Sport, buonasera. Buonasera a tutti. Accanto a lui il presidente dell'Alma Trieste che ritorna a farci visita, Gianluca Mauro, buonasera. Buonasera a tutti. Fabio Meduri, centrocampista della Triestina, ciao, buonasera. E poi il mago che non può mancare dopo questo bel appuntamento casalingo. Mago, hai azzeccato il pronostico, giusto? Non lo posso dire. Non lo puoi dire? Vabbè, ma me l'hai detto. Buonasera prima. A tutti. Vale comunque. Ok, allora andiamo a rivivere le emozioni di ieri sera all'Almarena con l'undicesima vittoria consecutiva dei ragazzi di Dalmasson, che sono sempre più in testa in campionato. Record dell'era Stefanel frantumato con 11 vittorie in fila, Iesi regolata con un perentorio 87-61, qualificazione alle finali di Coppa Italia centrata con mostruoso anticipo e testa della classifica con 6 punti di margine sulle inseguitrici. Cosa c'è di meglio? Forse il cotto caldo nel post partita? Però ha iniziato nella maniera giusta, la mano c'è? A me piacciono poi spesse, così è una scusa, no? Mangerei tutto. Ma anche col Cren? Sì, beh, per forza. Battute a parte, l'affettatore del match è stato proprio Matteo Daros, ormai perfetto anche in dialetto triestino. Fresco di rinnovo triennale, il milanese ha sfiorato la tripla doppia per un solo assist, portandosi a casa un sontuoso 35 di valutazione. Quanto al match, la classica partita dai due volti. Primi due quarti combattuti, con Iesi più volte in testa, trascinata da un ottimo Brown, 11 punti nei primi 8 minuti e 21 alla fine, oltre che da una qualità altissima nel quintetto base con Esbruck e Ideoja a mettere più volte in difficoltà i biancorossi. Il primo quarto si chiude in parità, quota 24, proprio grazie alla tripla di Daros. Secondo periodo invece bruttino e pieno di errori, quasi da dimenticare se non fosse per un paio di movimenti di gran classe di Bowers. Ripresa al via sul 35-33, ma la gara diventa letteralmente un'altra. Green indica la strada con una tripla e un alley-oop appoggiato. Poi i ragazzi di Dalmasson cambiano marcia con 4 punti di un utilissimo Gianelizze e la tripla del puntuale Baldasso. Iesi si rifugia due volte nel minuto di sospensione, ma parlarci su serve a poco quando in campo c'è un Matteo Daros in versione Magic. Sciorina palloni al bacio per i compagni e si rende utile in ogni zona del campo. Quando poi Fernandez indovina il canestro del più 20, l'impressione è che l'undicesima vittoria sia davvero vicinissima. Esbruck e Ideoja cercano di tenere alto l'onore degli iesini, ma la bomba di Loschi sulla sirena fissa il nuovo più 17 per l'Alma. L'ultimo quarto diventa pura formalità, con Loschi a rimpinguare il bottino personale e Prandina a suggellare addirittura il temporaneo più 30. Per l'ennesima volta giù il cappello, anzi l'orsetto, visto il rinnovo della simpatica iniziativa Teddy Bear Toss, che dopo il canestro iniziale del Lobito ha visto piovere peluche all'Almarena in favore dei bambini più bisognosi. E allora piovono orsetti e piovono vittorie, Gianluca Mauro. 11 in fila, si va avanti insomma a suon di record, è veramente una gioia vedere questa squadra. Beh, certamente, d'altronde in realtà come dicevo io ieri a degli amici, ne abbiamo vinte 13 di partite, perché io conto anche la semifinale, la finale di Supercoppa, che è quelli che ci hanno dato anche il primo titolo in assoluto per questa società, quindi
Questa squadra sta macinando risultati ormai dall'estate calda, anche se in realtà in campionato oggi si scherzava, non ha ancora raggiunto il record, perché il record appartiene alla vecchia Italfider, non è la stessa società dove militava il nostro team manager Sergio Dalla Costa. Ah, per cui ho capito. È l'unico che avrà il pregio di superarsi, speriamo domenica, ma rimanere in testa a questo risultato. Poi per il resto, insomma, vedete anche voi come stanno andando le cose. È un bellissimo gruppo, una squadra costruita per vincere, speriamo insomma di arrivare fino in fondo, insomma. È stata una delle più belle partite anche di Matteo Daros, che dopo la trasfertona ieri ha messo quasi una tripla doppia, mancava solo un assist, 35 di valutazione. Dicevi prima di iniziare la trasmissione, il rinnovo è stata una formalità con lui, triennale. Sì, è un rinnovo. Allora, Matteo innanzitutto è una persona di qualità, inteso come proprio persona. Come giocatore, quello che vedete voi in campo rispecchia esattamente la persona. È un ragazzo con cui si può parlare, si può discutere. Lui si trova benissimo a Trieste, si trova benissimo in questa società, e per cui rinnovare il contratto con Matteo, con orgoglio dico, è stata veramente una formalità. Io sono veramente contento anche per come si è svolta la trattativa. Poi parliamo anche di potenziali possibili ulteriori rinnovi nell'area, ce la teniamo per dopo però l'eventuale notizia. Alessandro, un'altra festa all'Almarena, c'è stata qualche difficoltà nella prima parte di partita, poi come spesso capita questa squadra accelera e non ce l'è per nessuno. Sì, possiamo dire che il risultato di ieri è quello che un po' evidenzia il trend di questo campionato dell'Alma, visto che a Trieste bastano 5 minuti di numero per divaricare la forbice di vantaggio e per poi praticamente chiudere la partita. Quella di ieri è stata sì, la classica partita da Alma, quella che magari gigioneggia per i primi due quarti, gioca un po' al gatto col topo e poi da là tira queste accelerate strepitose e quindi non ce n'è più per nessuno. Tanto più che Iesi poi ieri ha fatto fatica con Esbrook dal campo, si è affidata molto, forse troppo, a Brown, quindi però qui detto base di tutto rispetto, insomma, assolutamente Brown, Esbrook, sì. De Oca, spero si pronunci così, così diceva anche lo speaker ieri in palazzetto. Assolutamente sì, la differenza che c'è con quest'Alma è che Trieste ha una panchina e delle rotazioni che probabilmente nessuna squadra nel girone possiede, e quindi è questa poi la forza del team di Eugenio Dalmasson, ed è per questo motivo che sono arrivati già questi 22 punti in 11 partite, quindi è una cosa che alla fine premia assolutamente il sistema di gioco di Trieste e premia anche quello che è un po', quella che è un po' l'idea che è stata coniata durante l'estate, quella di non avere alcun tipo di prima donna, ma di avere sempre un giocatore adatto a mettere il tassello giusto nel momento giusto. Bene, dal basket al calcio con la Triestina, con la splendida vittoria con il Feralpi Salò, riviviamo la partita nel racconto di Bernardo Gullotta. In collaborazione con Casa Permaflex, l'unico negozio di materassi, reti a doghe motorizzate. Casa Permaflex, via Rossetti, angolo via Giotto a Trieste. Occhiali di qualità al prezzo più basso. Oggi si può. Largo Riborgo 2 a Trieste e nel centro commerciale Torri d'Europa. Tecnogomma, la garanzia dell'esperienza. A Trieste, via Fabio Severo 142. Il regalo di Natale della Triestina e i suoi tifosi è arrivato in anticipo. Una bella vittoria nell'ultima gara casalinga del 2017. Nel freddo pomeriggio di sabato l'Unione si è presentata a Rocco carica di motivazioni, frutto della voglia di riscatto dopo lo stop di Fano. Eppure l'avversario è di quelli tosti. La prima vera occasione da gol è del Feralpi, che all'11esimo si trova a due passi dal portiere, salvo poi spedire fuori. 5 minuti dopo, punizione ospite disimpegnata da Porcari, che anticipa il suo portiere. La replica di Rosso Labardati arriva al 20esimo con il colpo di testa di Arma, che spedisce
finisce a lato un cross dalla tre quarti di Petrella. Il pallone torna tra i piedi del Salò con Vito Francesco che lascia partire un missile che incoccia il palo per poi essere allontanato dalla difesa in maglia rossa. Cambio di fronte, l'unione orchestra con Arma e Petrella, con quest'ultimo che dentro area riesce a calciare non arrivando a centrare lo specchio. Superata la mezz'ora, nuovo spunto del Salò, questa volta con un cross dalla destra non sfruttato dal pacchetto offensivo, cui segue un'altra azione veloce conclusa fuori. La Triestina al 41esimo cambia l'inerzia della gara. Arma tocca di sponda, Braccaletti scaglia forte, Caglioni respinge ma Petrella è lesto a insaccare prima del recupero dell'estremo difensore bresciano. Si va all'intervallo con i padroni di casa in vantaggio, gli ospiti però hanno dato prova di essere formazione di livello, tornando alla carica anche nel secondo tempo con un paio di opportunità che sebbene giocate a ridosso dell'area non impegnano più di tanto Boccanera. Brecchio dei Giuliani al 56esimo con un colpo potente di Porcari che sfiora il palo del Feralpi Salò. Passano i minuti, gli ospiti effettuano alcuni cambi e uno di questi risulta decisivo per arrivare al pareggio. Ferretti appena entrato aggancia egregiamente la sfera servita dal lancio del compagno per poi scaricare il mancino che buca Boccanera. 1-1, l'unione non si scompone e anzi ha la possibilità di tornare subito in vantaggio, ma Arma, servito all'altezza del dischetto, spreca un pallone preziosissimo lasciando immutato il parziale. Ancora Arma che poco dopo serve il compagno mettendolo in condizione di calciare a rete, tiro troppo aperto che finisce sui cartelloni pubblicitari. L'insistenza dei padroni di casa è premiata all'80esimo. Mensa in progressione arriva fino in fondo servendo in mezzo dove vanno tutti a vuoto tranne Petrella che di testa in tuffo riporta avanti i suoi segnando la sua seconda marcatura personale in questo incontro. Nei minuti finali ci sarà solo il brivido che provoca Elasni nello spazzare un tiro poco pericoloso del Salò. Dopo i 4 minuti di recupero il triplice fischio consegna la vittoria alla Triestina che può dunque gioire per i punti conquistati e per aver chiuso in bellezza il 2017 davanti al proprio pubblico. Bella l'esultanza sotto la curva, Fabio Meduri, un 2-1 molto importante perché si è giocato contro un'avversaria di rango, si è tornato a vincere a Rocco, che è qualcosa di importante per dare continuità sul prato amico, sull'erba amica, poi parleremo anche del campo, tre punti molto molto importanti perché poi a Rocco si torna appena nel 2018. Sì, ci tenevamo tanto perché volevamo chiudere con una vittoria il girone d'andata in casa e ci siamo riusciti. Poi è arrivato anche contro la Feralpi Salò, che diciamo è una corazzata del campionato e quindi ancora più contenti. L'abbiamo fatto anche, cioè ci tenevamo anche per i tifosi perché comunque se lo meritano, ma soprattutto perché ci seguono anche in trasferta, nonostante ci siano trasferte abbastanza lunghe, e quindi ci tenevamo davvero a ringraziarli nel migliore dei modi. Quali progressi ci sono stati nell'ultimo periodo in cui la Triestina insomma, si è sciolta anche un po' in casa dopo le bellissime affermazioni esterne che insomma, avevano fatto parlare un po' tutti e impensieriscono ancora le grandi del campionato perché la Triestina fuori casa insomma, fa delle cose straordinarie, ma finalmente come dire, c'è una certa continuità casalinga. Sì, abbiamo trovato, almeno speriamo che sia così, la quadratura un po' del gruppo e sai... C'è anche da dire che noi siamo partiti da zero praticamente, una squadra totalmente rinnovata, totalmente nuova, cioè non ci conoscevamo, siamo rimasti penso, compreso me, in quattro dall'anno scorso e quindi non è mai facile partire da zero e avere una certa continuità. Adesso bene o male ci stiamo riuscendo, anche in casa soprattutto che dovrebbe essere il nostro punto di forza e speriamo che vada avanti così. La più grande differenza rispetto allo scorso anno, il mister, possiamo dirlo, il metodo di allenamento, l'incisività in panchina, che i dettami tecnici? Beh, sicuramente il mister incide parecchio, poi non lo scopro io il mister, nel senso che la sua carriera parla da solo, però sicuramente sì, è un grandissimo motivatore soprattutto. Mago, tu ormai vai a braccetto con Sannino prima dell'inizio delle partite in maniera quasi scaramantica. Ormai. Sannino no, Sannino si scarica prima della partita andando a fare... un giro da solo, pensieroso, e per quanto concerne invece domenica volevo dare un po' di risalto più della vittoria della Triestina perché questa farà il Pisalò ed è stata la miglior squadra venuta a Trieste, secondo me e secondo tanti altri tifosi, anche giornalisti. Cioè la Triestina era impostata in una certa maniera dando diciamo gli onori all'allenatore, la squadra del Salò è abbastanza vecchiarella, sono giocatori che superano i 30 anni di gran lunga, tranne uno, un 96 che poi
è stato sostituito da un altro 96 che ci ha fatto il gol dell'1-1, dove c'è stata l'unica, diciamo, mancanza difensiva che abbiamo avuto un po' di distrazione. E infatti l'allenatore si è anche arrabbiato per il gol subito. E la Triestina ha dimostrato per l'ennesima volta che è una squadra. Poi abbiamo trovato la nuova pulce, ha fatto due gol Petrella, uno più bello dell'altro, cioè opportunista il primo e il secondo in tuffo di testa. Volevo inquadrare anche, diciamo, il fatto del centrocampo con Porcari, che è un giocatore esperto e si dovrebbe tirare molto di più da lontano. Poi, non perché qui Meduri, che io già l'altro anno dicevo che è il pirlo della situazione, è arrivato adesso a una forma strepitosa, gioca da Meduri, e in più ho visto che corre di più, cioè aiuta i compagni di squadra, pressa e fa una grande partita. Secondo me, io l'ho detto dall'inizio, io, a parte che sono un credente della Triestina, però questa squadra deve arrivare in fondo, diciamo, siamo ancora al girone di andata, mancano un paio di partite, i playoff è la meta minima che dobbiamo raggiungere. Con Meduri il mago, guardiamo la classifica perché si fa sempre più interessante. 24 punti per la Triestina, l'abbiamo vista qualche istante fa, diamogli ancora uno sguardo. È proprio a due lunghezze, c'è il Feralpi Salò, a 25 c'è il Pordenone, 27 Renate, 28 San Benedettese, insomma tutte veramente a qualche punto, a parte il Padova. Una partita in meno, siamo là, la tarda. Poi diciamo che la cosa... Oggi, quando abbiamo cominciato a vincere in casa, in continuazione, se noi scegliamo le squadre più forti, a parte Renate, le abbiamo tutte in casa e il Feralpi fuori. Il resto, Pordenone, Padova, Vicenza, San Benedettese, tutte queste qua, le abbiamo tutte in casa, Mestre, tutte quante. Ecco, Fabio, una classifica che inizia a farsi molto interessante, perché la Triestina è una posizione in cui può veramente fare il salto. Sì, ti dico la verità, noi siamo partiti con l'idea comunque di fare un buon campionato, però raggiungere il prima possibile una salvezza tranquilla, e tutto quello che viene dopo è tutto guadagnato. Guardando adesso la classifica, veramente c'è un po' di rammarico, perché abbiamo lasciato qualche punto per strada, secondo me, guardando le partite, e quindi poteva essere una classifica ancora migliore. Diciamo, però, che con qualche punticino in più in casa potevamo essere tranquillamente secondi. Ma non avremmo rubato niente a nessuno, ecco. Certo, quello, certo. Se si considera il rendimento in trasferta, che sostanzialmente è il migliore, credo, del campionato, Padova compreso, se non sbaglio, in esterna, no? Per le vittorie. Non vorrei dire una baggianata, ma mi sembra proprio sia così. Quindi, insomma, speriamo di continuare in questo senso. Allora, torno un attimo al basket, torno al protagonista di serata, Matteo Daros, che dopo aver affettato la partita e il prosciutto cotto caldo subito dopo aver finito per recuperare le energie, è arrivato al nostro microfono a raccontarci un po' del match. 11 vittorie consecutive, credo non sia forse capitato mai a nessuno in questa squadra, è qualcosa di veramente speciale. Sì, è frutto del lavoro che si fa tutti i giorni ed è anche un orgoglio personale di ognuno di noi, perché nessuno qua si tira mai indietro, anche quando siamo stanchi, veniamo, lavoriamo, chi ha di più energie, chi ha meno, chi ha qualche acciacco fisico. Tutti lavorano, sono tutti molto a disposizione di quello che viene chiesto dal nostro preparatore atletico la mattina, dallo staff tecnico nel pomeriggio. Penso che questo sia la base per costruire un'identità di squadra. Sei anche in un ottimo momento personale, quella trasfertona da 30 punti, oggi per un assist non hai centrato la tripla doppia, 35 di valutazione. Sai, questo è frutto di come giochiamo a un alto ritmo, siamo una squadra particolare, ti ripeto, siamo tutti molto a disposizione,
È chiaro che chi ha magari meno possibilità deve lavorare in settimana per far vedere di essere pronto la domenica. Oggi è stato un'altra volta il caso di giocatori che uscivano dalla panchina o come Fernandez che hanno avuto un gran momento all'inizio del terzo quarto. Quindi penso che ognuno di noi abbia la possibilità di far vedere quanto è bravo, quanto vale come giocatore, come persona ogni domenica, ma ogni domenica la costruzione di ogni domenica arriva da quello che facciamo in settimana. Ecco, ora forse la cosa più difficile è confermarsi, no? Dopo 11 vittorie, andare in trasferta e tenere sempre, come dire, la concentrazione. Sì, però ti ripeto che secondo me la nostra identità è quella di lavorare ogni giorno, guardare partita per partita, in settimana, non guardiamo se siamo 11 vittorie e abbiamo anche vinto una Supercoppa, se non perdiamo da mesi, da partite. Noi lavoriamo ogni giorno perché sappiamo che ogni squadra che incontriamo la domenica o il mercoledì, non è importante, ma ogni squadra gioca e vuol dare qualcosa in più per battere Trieste, che in questo momento viene vista da tutti come l'immagine pulita e bella della pallacanestro. L'immagine pulita e bella della pallacanestro, Mauro, qua ha fatto praticamente uno spot in diretta. Matteo Daros, che si sa fare anche con le parole. Ha fatto un assist, no vabbè, è quello che anche prima che arrivasse Alma, insomma, era l'immagine che Trieste si era creato, no? Anzi, forse i poveri ma belli, i poveri ma educati, comunque che lavorano molto bene con i giovani. Noi non abbiamo fatto altro che cogliere questa opportunità e stiamo continuando su questa strada. Io, insomma, devo ringraziare pubblicamente la mia proprietà, che poi sono i miei datori di lavoro, che comunque hanno creduto in questa possibilità. Sono sempre presenti, tra l'altro penso stiano guardando anche la trasmissione. Saluto Luigi Scavone, che è il nuovo socio di Alma, che segue vita, morte e miracoli di questa squadra, e questo secondo me è molto importante per noi che lavoriamo ogni giorno, per lo staff che lavora ogni giorno e per i ragazzi che comunque, come ha detto Matteo, ogni giorno lavorano per far bene alla domenica o il mercoledì quando ci capita di giocare. Alessandro, quanto è importante Daros per questa squadra? Lo chiamiamo il playmaker aggiunto. È fondamentale perché oltre ad essere quel tipo di giocatore, come avevamo visto a Mantova, che è in grado comunque di risolvere da solo le partite, è però un metronomo eccellente del quintetto che è in campo. Ci ha fatto sorridere ieri in conferenza stampa che gli avevamo indicato appunto che gli mancasse solo un assist per la tripla doppia, e poi lui fa: ah, ecco perché mi indicavano 1-1-1 dalla panchina, no? Poi da là praticamente è uscito dal campo. Però l'importanza di questo giocatore è anche l'umiltà, perché gli hanno detto: ma Matteo, i 9 assist, e lui risponde: preferisco vedere i 17 assist totali di squadra. Quindi vuol dire che è proprio vero che questa è una squadra che non si aggrappa al singolo, ma ha proprio al suo interno, dallo spogliatoio al campo, una compattezza assoluta. E questo è il grande segreto di quest'Alma, che alla fine poi non sorprende più di tanto. E abbiamo un po' esaurito anche quelli che sono gli aggettivi per questa squadra. Comunque, veramente, merito anche alla proprietà per aver blindato Daros con un rinnovo importante in ottica futura, qualsiasi sia poi il discorso della categoria che si andrà a affrontare il prossimo anno. Credo che ripartire da questi puntelli rappresenti un qualcosa di importante per il futuro. Vediamo se riusciamo a strappare una notizia a Gianluca, perché rinnovato Daros, rinnovato Gianelize, rinnovato Baldasso, contratti importanti se non sbaglio per Cavaliero ma anche per Fernandez. Javonte Green, è arrivato un messaggio, si parla già di rinnovo? Sì, lo stiamo inutile, tanto non, questi non sono i segreti che cambieranno la vita di nessuno, è pacifico che ci sto lavorando, che ci stiamo lavorando tutti, forti magari del fatto che il ragazzo sta crescendo qui da noi in maniera fantastica, forti del fatto, insomma, che stiamo provando a fare il salto di categoria, e insomma ce la stiamo mettendo tutta, e sapete purtroppo le trattative vanno inversamente proporzionali
alla giornata, no? Quindi si parla con loro, si parla, anzi adesso di giorno, no? Siamo riusciti a trovare la coordinazione, quindi... Con gli agenti americani? Sì, 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 perché comunque Giavonte ha gli agenti americani, insomma, adesso noi ce la metteremo tutta e insomma... Spero di farcela e spero di è un regalo che potrebbe arrivare sotto l'albero ai tifosi? No, non penso, è ancora troppo presto, ci sono alcune condizioni che vanno comunque vanno discusse e che naturalmente la categoria, ricordiamoci che questo comunque è un ragazzo che è esploso qua e ha fatto molto bene qua, adesso ha il passaporto europeo e l'altro giorno ha giocato contro la Spagna e ha fatto dei buoni risultati, è sotto gli occhi di tutti, il che se ne dica, questo qua è più di una riserva in Serie A1, quindi dobbiamo un momentino guardarci attorno e discutere assieme ai suoi procuratori e vedere insomma se si riesce a trovare la quadra della situazione. Lui penso sarebbe contentissimo di rimanere a Trieste, lui dice che il suo cuore sta qua a Trieste, quindi gioco forza, noi cerchiamo di prenderlo anche da quel punto di vista. Anche però... perché non bisogna escludere il fatto che anche gli scout NBA, che già l'hanno visionato negli scorsi mesi, nei camp, no? A OKC, a Oklahoma, possano volerlo rivedere. Quindi sì. Quella è un'altra storia. Io dico sempre questo, no? È un ragazzo che ha 23 anni e come dico io, insomma, se si aprissero le porte dell'NBA, io ci scherzo, però è la verità, insomma, lo porterei magari io in groppa perché comunque se lo merita. Ecco. Certo, però Alessandro, parlare già di questo in dicembre, insomma, penso che galvanizza anche i tifosi. Sì, anche perché è un qualcosa che tutte le altre squadre non stanno minimamente facendo, perché alla fine, pensiamo al discorso di Treviso che è in difficoltà in questo inizio di campionato e ancora comunque lo spot di americano da riempire per scelta diciamo di mercato, qui invece si comincia già a mettere delle basi abbastanza solide per quello che è il futuro, quindi è questo il valore aggiunto diciamo non solo di Alma come squadra ma di Alma anche come società, perché questo tipo di solidità permette poi di lavorare ancora meglio per il futuro e anche insomma in un ambito in cui tutte le cose stanno andando molto molto bene fino adesso è chiaro che insomma tutto aiuta. Riuscire già a parlare di Green come probabile rinnovo è tanta roba è una cosa che sicuramente nessuno di noi si aspettava di sentire già a dicembre insomma. Un'ultima battuta di mercato con Gianluca, il caso Rosselli ti è rimasto sullo stomaco che non sia rivenuto a Trieste oppure pazienza come in realtà dicono tutti? Allora il giocatore Rosselli, io ho avuto modo di parlarci proprio personalmente durante la trattativa e io penso che la cosa giusta da fare con Guido sia quella di quando verrà qua, se verrà qua vorrà dire che saremo ai playoff contro di loro. Quindi non è una... No, non ha contro Trieste, anzi, ha avuto una situazione particolare sua, per cui non c'è stato nessun tipo di rifiuto, anzi io penso che insomma lui a Trieste fosse stata gradita come società. Teniamo sempre presente che anche qui parliamo di un ragazzo veramente intelligente, sopra la media. Mi ha fatto compagnia per un viaggio da Codroipo a Trieste e ho avuto modo di apprezzare la persona. Non è venuto da noi, vabbè, pazienza. L'unica cosa che io gli ho detto, non ti faccio neanche un in bocca al lupo perché insomma non mi sembra il caso. hai fatto la scelta comunque che certo. Io da uomo potrei anche condividere. Va. Allora andiamo a vedere le parole di mister Sannino subito dopo la vittoria con il Feralpi Salò e poi le commentiamo assieme. La vittoria è importantissima, ma non tanto per quello che rappresentano gli altri, per quello che rappresentiamo noi come squadra, come gruppo. Noi oggi la voglio dedicare a questi ragazzi che intanto non ci lamentiamo mai delle assenze, di quelli che non ci sono, che ormai da parecchio tempo ci portiamo dietro. Oggi
per me è sufficiente, anche perché abbiamo dato la possibilità a due ragazzini nel 2001 di mettersi una maglia col nome. E sono venuti in panchina, sono felice per i sacrifici che sanno fare questi ragazzi, con tutti i nostri limiti e le nostre qualità. La vittoria è importantissima perché è stata fatta contro una grande squadra, secondo me, una squadra che avete, non so se voi avete le formazioni, che è una squadra, una delle più esperte del campionato. Sono due ragazzi che vanno oltre il 90, gli altri sono tutti dell'83, 84, 85. Giocatori veri, giocatori che hanno grande esperienza. E noi credo che abbiamo fatto il nostro dovere, anche se io a volte sono arrabbiato, perché non riesco mai a godere fino in fondo la situazione, perché la partita si era messa nei giusti binari per noi e noi la rimettiamo per gli altri nei binari che non sono più consoni a noi, perché subire il gol che abbiamo subito noi è ancora una cosa che mi dà fastidio, perché lavoriamo tanto su questo e ci cadiamo sempre. Allora, stare attenti nei finali di partita, più concentrazione sui dettagli. Fabio, dice Sannino, ci lavoriamo tanto in settimana, questa è la cosa sostanzialmente da migliorare in casa. Sì, noi durante la settimana lavoriamo tanto, e soprattutto la fase difensiva, penso perché al mister forse piace di più, insomma. Però c'è anche da dire alcune volte che comunque giochiamo contro avversari, insomma, soprattutto quello che è stato sabato, di un certo calibro. Poi ovvio, magari noi qualche volta possiamo stare un po' più attenti, ma non dobbiamo togliere neanche le qualità degli avversari. Ovvio che possiamo fare molto di più in alcune circostanze. Bene. Adesso c'è, prima della sosta, la partita di San Benedetto, no? Come va avanti un po' il programma della Triestina in questo periodo natalizio in cui avrete anche un po' di stop, da una parte, dall'altra credo anche un rafforzamento della preparazione atletica in vista della seconda parte di campionato? Vai, credo che gli allenamenti comunque saranno pressoché uguali fino all'ultima partita, che è il 29, prima della sosta lunga, diciamo, anche perché voglio dire, e continueremo ad allenarci, avremo soltanto due giorni liberi a Natale e poi credo che una mini preparazione la effettueremo da dopo le vacanze di Capodanno, ecco. Bene, Mago, cosa serve alla Triestina invece sul mercato, se gli serve qualcosa a livello di rinforzi? Io non so, penso niente, comunque se arriva qualche giocatore, specialmente dietro, anche domenica Sannino ha portato 2001 in panchina, cioè due ragazzini proprio della categoria degli allievi, infatti stava quasi quasi facendo esordire uno, poi ha detto restiamo così perché in difesa abbiamo un sacco di infortunati e perciò bene sarebbe un altro, però dove adesso bisogna vedere, valutare, perché per spendere non è che abbiamo i soldi dell'Alma, scherzo. Ma io posso, mi rendo disponibile. Sì, no, ma scherzo. No, e, diciamo, se merita, se capita l'occasione. E una cosa che voglio dire invece, in questo frangente di riposo, adesso hanno una partita a San Benedetto, poi hanno un paio di giorni di riposo per Natale, poi vanno a Reggio Emilia, poi c'è una sosta lunga di fermo campionato. E quello che vorrei, ultimamente ho visto Arma, che Arma è un grande giocatore, un grande centravanti, e non so, con il rigore sbagliato, qualche gol sbagliato, anche domenica, sabato, una palla facilissima, cioè vorrei scoprire se ha qualche problema anche così interno, qualche problema suo personale, per recuperarlo, perché è importantissimo. Meduri, forse un momento di appannamento può starci? Sì, credo come tutti gli attaccanti hanno il periodo in cui la buttano dentro anche con l'unghia e quando non riescono a buttarla dentro neanche con le mani. In questo momento magari sento un po' troppa responsabilità, forse dal fatto che comunque la gente si aspetta tanto da lui, essendo comunque un grande attaccante. C'è poi anche il discorso, no, che abbiamo parlato tanto a livello di squadra, in realtà proprio a livello di singoli questa Triestina può crescere tanto, no? Perché Mensah ha delle doti atletiche clamorose,
quando riesce ad abbinarle, no, alla qualità calcistica, diventa un giocatore incredibile. Tu e Porcari in mezzo al campo avete trovato pian pianino l'intesa. Petrella sta crescendo, no, di giornata in giornata, quindi forse la Triestina al 100% non l'abbiamo ancora vista, possiamo dire così. Sì, ma sicuramente non l'abbiamo vista, anche perché, voglio dire, non c'è stata mai l'occasione di, non che quelli che stanno giocando adesso demeritano rispetto a chi magari è infortunato oppure a chi non c'è, però completa, dice, ecco, non abbiamo visto proprio la Triestina al completo, ma sono sicuro che quelli che ci sono e che ci saranno daranno comunque una grossa mano a prescindere. C'è a dire poi col mago, bisogna lanciare anche l'appuntamento, no, che il Comune, la Triestina Calcio e la tifoseria organizzata con il centro di coordinamento Triestina Club e la curva Furlan organizzano lunedì 18 dicembre alle 17 la conferenza stampa di presentazione dei suoi primi 100 anni di attività della Triestina. Ore 17. Ore 17, sì, perché io sono stato invitato e poi alle ore 19 c'ho... E il gruppo allenatori mi hanno invitato anche là, allora arriverò qua proprio di corsa. Anche perché il 18 dicembre, che tra l'altro è l'anniversario anche dei 40 anni di vita di Tele 4, è il 99esimo anniversario della storia della Triestina, che quindi entra nell'anno del centenario, sì, del 18 dicembre, giusto? Sì, 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 giusto. Ecco, quindi insomma, noi spera la tifoseria, sperano tutti di festeggiare qualcosa del centenario. Quello che vorrei dire, quello che vorrei dire io invece è di spingere la gente a venire allo stadio, perché anche domenica, io capisco la giornata che era un po' così, poi si è fatta, cioè pensavamo di trovare un campo fangoso eccetera, invece alla fin fine è venuto fuori il sole eccetera, cioè la gente, come devo dire, non ho visto la ressa, no? Cioè, bisogna crederci a questa Triestina. Io anche perché i risultati stanno arrivando. Io sono un tifosissimo anche della pallacanestro. Io non posso dire amo Mauro perché siamo uomini, però, cioè, il tutto rispetto e anche i messaggi che arrivano di ringraziarlo. Io l'ho ringraziato molte volte anche con i messaggini, eccetera. Però ricordiamoci, dobbiamo tifare pallacanestro fino alla morte, come dicevano, però ricordiamoci anche della Triestina, insomma, no? Ecco, qua si ricorda alcuni spostamenti, il derby il 29, la Triestina giocherà il venerdì con la Reggiana, no, Meduri? Anche qui possibilità di vederla in chiaro. Ci informeremo se effettivamente è così, non ho contezza poi onestamente di Sport Italia, non mi occupo, quindi non so rispondervi nello specifico. Milanese con qualche rinforzo di peso, già quest'anno si può tentare il salto, se va Bruca avrai galvanizzato Trieste calcistica in preparazione del prossimo anno, quello del centenario che abbiamo appena lanciato. Allora, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi riprendiamo con la pallanuoto, il calcio e il basket di nuovo qui al Caffè dello Sport. Rieccoci in studio, seconda parte del Caffè dello Sport, che tradizionalmente si apre con la pallanuoto. Ci ha raggiunto in studio Nino Blazevic, difensore croato di Dubrovnik, nuovo acquisto della pallanuoto Trieste. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, è un momento insomma un po' difficile per la squadra, no? Dopo la sconfitta con Florenzia, questa con Bogliasco, è un momento in cui insomma bisogna recuperare un po' la china per l'obiettivo che chiaramente è quello della salvezza. Nino, tu ci risponderai un po' in italiano, un po' in inglese, poi casomai traduciamo, sì, se qualcosa non si capisce. Partita con Florenza è, non lo so, è tante, come si dice, sbaglie. Mm-hmm. Però adesso con Bogliasco è ancora difesa non lavora bene e tanti scusa vai in inglese così we accept a lot of goals with counter attack, so mm-hmm. it was the problem again with the defense, but it's only beginning because we have a lot of time to, because the team is young and we have a lot of time to make it the team together,
Certo, tanti gol subiti in contrattacco, siamo una squadra giovane, abbiamo tanto tempo per crescere, ma bisogna, come dire, migliorare a livello di intensità. E poi, insomma, Bogliasco altra sconfitta, ricordiamo, terz'ultimo posto di classifica, l'obiettivo è quello di salvarsi, sì, no? Sì, quindi però... bisogna anche essere concentrati senza pensare, come dire, alle scorse stagioni, quando magari le ambizioni erano più importanti. Sì, però Bogliasco è squadra... they know each other too long, mm-hmm. but conoscevate bene. Sì, I watched the games with them, with Recco and the other teams, so it's not the club they lived like the game they will lose easily. Last year I watched the game, Recco play with them 7-7 until the third quarter end, so it's the team they didn't give up, but I think it's only the time will show that we can do more. So insomma, we just need time. Abbiamo solo bisogno di tempo, il tempo dirà quello che valiamo. Bogliasco è una squadra importante, insomma, ha pareggiato con il Recco la scorsa stagione, una squadra che non molla mai, quindi bisogna, insomma, darle anche il valore che ha. C'è ancora possibilità di salvarsi senza playoff, senza playout? It's possible to do this? We have now it's the beginning, almost end of the first part of the season, but we have a lot of games until the end. So we will see. I think until end of the season, maybe we can make out. We will not go in the playout in the last four clubs, but it's my wish, but we will see what will happen. Insomma, la tua speranza di salvarsi senza playout, c'è ancora una possibilità, però la squadra ha bisogno di crescere anche per i tanti, tanti giovani che c'è in squadra. Ancora una domanda, insomma, dove possiamo migliorare, visto che ci sono tanti giovani in squadra, tanti talenti, dove si può fare di più? Where we can grow up? Our coach have the plan for longer time, but it's the problem because we need time to get in this program, in this process he talk every time, because it's a club with lot of younger players. They have potential, they have talent. We have younger players who play national teams, but I told you again, it's only time. Nothing else, we need just time. Insomma, abbiamo bisogno di tempo, il coach ha un programma di lungo periodo per farci crescere, quindi dobbiamo lavorare ancora duro con i ragazzi più giovani per arrivare al livello delle altre formazioni che, insomma, sono già in posizioni più tranquille di classifica. Sfrutto la presenza di Alessandro Asta per chiedergli anche una battuta sulla pallamano che ha perso, ma come dire, è stata una resa con onore a Lavis. Tra l'altro c'è stato il debutto dello spagnolo Ramirez, che questo innesto in corsa in casa Principe. Sì, innesto che è dovuto a causa dell'infortunio a Sergio Crespo Diego, che però dovrebbe tornare a disposizione molto presto, quindi bene o male dovrebbe essere, diciamo, una falla che verrà tappata abbastanza agevolmente, abbastanza rapidamente da parte del team di Giorgio Veglia. Tornando alla partita di sabato, una partita che Trieste, chiaramente in cattive condizioni, diciamo, fisiche, ha retto l'urto e l'ha retto bene, perché poteva tracimare nel punteggio. Trieste è riuscita poi nella seconda metà del secondo tempo ad avvicinarsi, non a riuscire a impattare nel punteggio, però quantomeno, insomma, dare un po' di fastidio a quella che è una squadra che è sempre stata la bestia nera di Trieste negli ultimi campionati. Quindi peccato, diciamo, per il risultato. In questo momento la classifica vede Trieste al quarto posto, però chiaramente ci sono tante, tante partite, tanti punti ancora a disposizione. Trieste ha dimostrato in questo girone d'andata di saper fatto suo, di non mollare mai, come era successo 15 giorni fa in casa contro l'Eppan, una partita incredibile per come si è sviluppata anche la vittoria sotto di due gol. Trieste è riuscita a vincere di uno allo scadere.
Quindi il lavoro che Giorgio Veglia sta facendo con i giovani è enorme, si stanno vedendo talenti interessanti come il giovane Alia, quasi un millennial perché è del 99, quindi comunque è un giocatore che è molto giovane, però in Alia ha già saputo dare un'impronta precisa a quello che è il suo gioco. Pertanto c'è grande fiducia nonostante tutte le difficoltà. La Pallamano Trieste è abituata, diciamo, a superare queste difficoltà, quindi ripeto, ci sono ancora tante partite, Trieste può dire davvero la sua e può conquistare anche una posizione importante poi in vista a quelle che poi sono, diciamo, le forme del campionato molto molto cervellotiche. Allora, diamo un'occhiata anche alla classifica del basket che prima non abbiamo visto, che è quanto mai rosea per l'Alma Trieste, 11 vittorie consecutive, quindi insomma si commenta da sé. Però c'è questo, insomma, questo ingresso importante al secondo posto dei cugini friulani della GSA, quota 16 con Montegranaro e Bologna, Trieste a quota 22 lì sopra in vetta. Certo che diventa ancora più stimolante il discorso, Gianluca, no? Forse più per la tifoseria che per lo staff tecnico, però... Ma guarda, alla fine, sai, sono sempre due punti, dico io, no? Se un derby valesse 10 punti, magari varrebbe la pena un po' di sforzarsi. No, io penso che Udine sia una buona squadra, costruita, il che se ne dica, comunque per fare bene. Anche oggi mi pare abbiano un nuovo ingresso di mercato, che è un giovane La Torre, quindi non penso che Udine voglia solo e solamente fare un campionato... così di transizione. È chiaro che l'Alma in questo momento ha fatto 11 vittorie, è la squadra, come dicono tutti, è la squadra da battere, quindi noi non dobbiamo avere paura di nessuno, timore di nessuno, rispettiamo tutti da Orzi Nuovi a Udine, quindi questa è la cosa che deve essere chiara e che i nostri giocatori comunque hanno ben in mente. Ricordiamoci sempre Matera di 2 anni fa, quindi andiamo avanti per la nostra strada rispettando tutti, però in questo momento siamo noi in testa al campionato e è ovvio che tutti ci vogliono battere, ma è ovvio che anche noi vogliamo battere tutti. Certo, poi quello che è cambiato in maniera sostanziosa è chiaramente il rendimento in trasferta rispetto allo scorso anno. Lì c'è la vera differenza di questa squadra, al di là delle capacità, diciamo così, di chiudere la partita con un'accelerata nel momento giusto. Beh, questo senza ombra di dubbio. Ma guarda, io rispetto all'anno scorso noto una cosa, che sarà magari Trieste, faccio una battuta infelice, ultimamente è ricordata per il discorso della Ferriera, io invece dico che si può ricordare per l'aria buona che si respira all'Alma Arena, no? Quindi chiunque arriva si innesta in un contesto, oserei dire, ma non per merito mio o per merito di, qua non c'entra niente, in un aurea quasi angelica, no? Per cui tutti riescono ad esprimersi al meglio, no? Vedi, Gianni Lise non era un giocatore che però sta uscendo a Trieste, io voglio vedere chi qua negli ultimi 3 anni, e qui parlo ante Alma, no? Non ha fatto bene e non si è trovato bene, insomma è rinato anche il mitico Canavesi, quindi dico che è tornato in Serie 1, quindi qui si respira, non so, un'aria buona, un'aria positiva. E questo è quello che permette a questa squadra di essere qua oggi. Chiunque viene qua fa bene e noi di questo possiamo solo che essere ovviamente orgogliosi e fiduciosi. Bene, qui vediamo intanto Brown che ieri ci ha fatto un po' ammattire. Mago, tempo anche un po' di bilanci per la Triestina, no? chiusura d'anno, possibilità di guardare anche il lavoro che si è fatto dall'arrivo di Milanese in poi, no? Perché è qualcosa di importante. Dobbiamo essere contentissimi, no? Contenti. Milanese ha fatto, cioè, sotto gli occhi di tutti, eravamo un anno fa, cioè 2 anni fa eravamo già spacciati e oggi siamo quarti, quinti in Serie C. E continuiamo, abbiamo una squadra valida e abbiamo un settore giovanile fortissimo, anche se non facciamo risultati eclatanti, però abbiamo il Beretti, abbiamo i juniores, abbiamo gli allievi regionali, provinciali, eccetera, eccetera. E perciò ricostruire una società come ha fatto Milanese,
con l'ausilio e anche l'aiuto di dell'altro Mauro Lo Schiavo, altri segretari, tante persone hanno lavorato e stanno lavorando alla Cremente, e quello che ha fatto Mauro, con l'aiuto grande del cugino, anche se in Australia, pian pianin, noi invece vedo che andiamo sveltin, perché siamo riusciti ad andare subito nell'elite della Serie D un anno, siamo stati promossi con i playoff in Serie C, adesso là stiamo lottando sicuramente per i playoff, perché siamo quarti, quinti con una partita in meno, e abbiamo battuto già le squadre, abbiamo rotto l'incantesimo del Rocco, e oggi ho detto prima, abbiamo tutte le squadre più forti nel ritorno in casa, la quale casa ormai ci ha dato sicurezza, eccolo. Certo, vedo che si accapigliano sui seggiolini dello stadio, che verrà rinnovato in vista degli europei Under 21, chi li vuole rosso, è importante che si faccia il lavoro e che sia uno stadio più accessibile per tutti. Volevo chiedere invece a Fabio Meduri se c'è un compagno, magari in particolare, che ancora non abbiamo visto al meglio, non ha giocato tanto, il quale invece secondo lui potrebbe nella seconda parte di campionato essere decisivo, fare qualcosa di importante, insomma, magari tu vedendo gli allenamenti hai un quadro più completo. A me rimane l'immagine di un allenamento che ho visto di Hidalgo, che aveva dei colpi incredibili, poi dopo magari in partita non ha avuto spazio, eccetera. Però mi rimane quell'immagine. Ma c'è qualcun altro invece che potrebbe, secondo te, uscire nella seconda parte di campionato, che magari abbiamo visto meno? Allora, Manuel sì, è eccezionale, non solo come ragazzo, anche come calciatore. È del 99, quindi deve ancora un po' crescere, anche perché si deve adattare un po' al calcio italiano. È un po' più tosto, diciamo, ecco. E, no, io mi auguro, invece di trovare uno in particolare, io mi auguro che chi ha avuto la possibilità, cioè chi non ha avuto la possibilità di mettersi in luce in questo scorcio di campionato, vuoi per scelta tecnica o vuoi perché comunque è stato infortunato, soprattutto gli infortunati, che spero ci possano dare una mano, che siano i nuovi acquisti di gennaio, ecco. Certo. Poi tutto sommato, correggimi se sbaglio, anche comprendendo il Padova, non c'è una squadra che in una partita secca, tutto sommato, la Triestina non possa battere, guardando anche insomma, le partite che abbiamo visto in casa, ma anche in trasferta, magari dietro al computer. No, perché appunto anche giocandoci contro non c'è stata una squadra che realmente ci ha messo in grossa difficoltà, se non per qualche, magari inesperienza nostra, oppure per qualche, non lo so, qualche piccola disattenzione, ma squadre che ci hanno messo in difficoltà veramente non ne ho trovate. E è chiaro che comunque noi siamo, come dicevo prima, una squadra nuova, dobbiamo rimanere umili nonostante stiamo facendo un buon campionato per quelle che erano le aspettative, e cercare comunque di migliorare al massimo. Certo, certo. Poi prima parlavamo del centenario, ma parlavamo anche del campo. Mi riallaccio al discorso del Rocco, no? Che necessiterebbe magari di una cura diversa del manterboso. Alcuni tuoi compagni mi hanno detto, alle volte giochiamo con l'erba alta, eccetera. Chissà che anche da questo punto di vista non si possa migliorare. Ah, me lo auguro, anche perché hanno fatto i lavori per i nuovi spogliatoi, perché non dovrebbero farlo per il campo, che alla fine è la cosa che conta di più, ecco. Certo, certo. Fabio, per te che esperienza è? Perché sei uno dei pochi, insomma, che ha traghettato il passaggio dall'anno scorso a quest'anno. Che esperienza è la tua a Trieste? No, io a Trieste mi trovo alla grande. All'inizio ero un po' scettico, perché io comunque, essendo calabrese, venire a Trieste da tutt'altra parte. Però no, devo dire che sono rimasto sorpreso, anche perché voglio dire, mi ha aiutato anche il fatto che ci sia il mare qua a Trieste, quindi un po' la vedo un po' come una città del sud. Certo che però se mi giro e guardo Piazza Unità, sembra tutto tranne che una città del sud, anzi. E anche il peperoncino. Anche il peperoncino, se lo dice il mago. E comunque no, un'esperienza bellissima, soprattutto mi ricordo la festa che abbiamo fatto dopo l'ultima partita dei playoff l'anno scorso, uno stadio così, cioè, ti resta, spero di rivederlo. Ti resta nel cuore, vabbè. Collabora invece come ti trovi? Ma con la, i primi giorni di Bora sono stati, mi sa, 2 settimane fa. Sì.
però mi hanno detto che ancora non è il meglio, ecco. Non ancora dato il meglio. No. E perché proprio su questo fronte, Gianluca, hanno spaventato Fernandez, gli hanno detto che insomma ogni tanto poi quando va veramente forte fa volare le persone, no? In due erano spaventati dei nuovi arrivi, poi gli hanno fatto capire che era uno scherzo, insomma. Però anche lì ci sono tanti nuovi volti che si sono subito inseriti bene in società, in squadra, e come dicevi prima, no, è tutto più facile con un gruppo così. Sì, no, ovviamente come ti dicevo prima, il clima, la società ha favorito l'inserimento di tutti, no? Anche questo lavoro che noi stiamo facendo all'interno della società, che è una, come dire, è un percorso per arrivare ad essere una società professionale, più che professionistica, sotto tutti gli aspetti, no? La stessa certificazione etica che io ho fortemente voluto. Perché hai voluto questa certificazione? Perché io penso che sia un passaggio, io arrivo dal mondo del lavoro, insomma, Alma è un'agenzia per il lavoro, io penso che questo sia il metodo per riuscire, un passaggio dovuto per riuscire a creare una grande società, no? Se si fonda tutto sul lavoro etico, come sta facendo, perché io ho ereditato una situazione etica abbastanza buona, io la reputo. Se si fonda su questi principi, finalmente forse si potrà pensare a uno sport, perché comunque il basket è considerato ancora uno sport minore, noi siamo una società dilettantistica, si potrà pensare a un futuro migliore anche per questi giovani, no? Io quando sono arrivato qua, quando ho cominciato a lavorare all'interno della società, ho sempre detto una cosa a Mario, no? Quando io guardavo i contratti del mondo dilettante, no? E li paragonavo ai contratti di lavoro che io vedevo quasi quotidianamente, io mi sono solo detto una cosa, ho detto, ma io prima o poi, se ho fortuna, se Dio mi assiste, io riuscirò a fare qualcosa di buono anche nel mondo del dilettante. Cioè il mio piccolo sogno è quello di riuscire comunque a creare una situazione per questi ragazzi, che poi alla fine non guadagnano i milioni dei calciatori professionisti, però cavolo, in campo ci danno, alla domenica ci fanno divertire, ci fanno esaltare, ci fanno portare le famiglie al palazzetto, quindi è giusto che loro a 35 anni bisogna cercare di creargli un futuro. Quindi io parto da Trieste con un codice etico e vediamo insomma se ce la faccio a fare un qualcosa che poi magari qualcuno, mi auguro, possa copiare. Allora, ritorno un attimo sul mercato, no? Perché l'addio della pista Rosselli significa che non arriva più nessuno. Dal mio punto di vista e da quello di molti altri addetti ai lavori non occorre proprio, però siccome sappiamo che siete vulcanici e non lasciate nessuna diciamo occasione persa sul mercato, la domanda comunque è d'obbligo. No, ma guarda, io innanzitutto stasera per mille cose ti rubo 2 secondi per fare un ringraziamento che forse io in TV non ho mai fatto, non ho sempre parlato di tutti i dirigenti che sono i miei ragazzi, sono certo, tutti eccezionali, ma io ne voglio fare uno particolare, veramente sentito col cuore, al nostro allenatore Eugenio Dalmason, che oltre che essere un allenatore indiscutibile, Tanjevic Docet, no? Adesso lui è anche allenatore della nazionale Under 20, è anche una persona straordinaria che io sto imparando a conoscere giorno dopo giorno, no? Io sia da lui che da Mario vado e dico, cioè, c'è bisogno di comprare qualcosa, no? Come se fossero caramelle, no? Poi effettivamente loro mi spiegano e insomma alla fine prevale la filosofia del se c'è bisogno, chi si libera, lo valutiamo, se è adatto a entrare per la porta principale di Trieste, ebbene, altrimenti penso che così siamo già straordinariamente buoni. Poi ovvio, dico io, se si libera, dovesse voler venire qua a tutti i costi LeBron James, se viene gratis, insomma, oppure ai contratti, sempre con i contratti dilettanti. Lo prendiamo. Sì, direi che poi possiamo... adesso c'è anche questo discorso della rotazione, no? Esatto. Perché per esempio ieri Koronica è rimasto, sì, poi è in stato tribuna, fuori, tra virgolette. Esatto, no? Prandin, quindi per me ogni ragazzo che sta fuori è un figlio a cui non do da mangiare, per cui personalmente... pochi l'hanno visto, però quando è successa la prima volta a Ferrara che Koronic è stato fuori, a me sono partito dalla tribuna, sono andato ad abbracciare, c'era mia moglie, però mi fa dove vai, devo fare una cosa. E per me è stato molto,
È stato molto toccante, purtroppo io sono tifoso prima di tutto, perché io di basket non sapevo niente, ho incontrato il basket a Trieste, quindi questa è la mia squadra, da lì non mi muoverò più. Quindi per me è stato come una cosa toccante vedere Coronica in panchina, no? Era una cosa inimmaginabile, in tribuna, scusate, quindi mi è venuto spontaneo di fare questa cosa. Lo so, io non dovrei innamorarmi dei giocatori perché faccio il presidente, perché faccio il dirigente. Però poi ci sono le persone, no? Però, dei giocatori, esatto, e Coro è esatto. Corazza è uno straordinario. Ma guarda tutti, no? Lo stesso Bossi con cui io mi messaggio ogni tanto, ecco, questo è uno scoop giornalistico, ecco, no? Quindi non è per me lasciare uno di quei tu ragazzi. vuoi ancora riprenderti il cartellino di Bossi, mi sa, no? Assolutamente sì. Ma perché è un buon giocatore? Diciamo che l'idea da quello che ho capito è avere un parco di giocatori allargato, con magari dei giocatori che vanno in prestito ma che fanno patrimonio in qualche modo. Certo, Bossi c'è solo una clausola, che mi devono aiutare i ragazzi di oggi. Allora io potrei pensare di prenderlo, però perché no? Bossi è un buonissimo giocatore, non vedo perché Triestino non dovrebbe tornare a Trieste. Me l'hanno portato via una volta senza lasciarmi parlare, magari la seconda volta torna a casa senza che parli io. Vabbè, Alessandro, filosofia, no, di allargamento anche del parco giocatori, poi da gestire, perché non possono giocare tutti. Insomma, no, infatti, ma questa era una cosa che si sapeva già dall'inizio, no? Col discorso di Anelize, che poi si è meritato, diciamo, rinnovo, una delle più grandi sorprese in positivo di questa stagione. È evidente che in questo momento parlare di mercato per un giocatore che funziona bene è un po' pericoloso, perché si sa benissimo che poi c'è il rischio poi di minare quello che è l'equilibrio dello spogliatoio, quelli che sono equilibri tecnici, quindi tutto sommato in questo momento è giusto continuare di questo passo senza operare sul mercato. Sarà però da vedere quello che invece sarà il mercato delle altre, perché sappiamo benissimo che da gennaio molte cose potranno cambiare in quelle che sono le squadre che inseguono. A questo punto basta avere un po' di soldini messi da parte, e alcune squadre che magari sono sesta in classifica o comunque non sono di primissima fascia possono diventare delle mine vaganti ai playoff. Quindi questo non è un discorso. Dal tuo punto di vista, le avversarie in vista playoff sono quelle che ci stanno dietro? Sono Fortitudo, sono Treviso magari rafforzata, Udine da outsider, oppure bisogna guardare dall'altra parte? Sicuramente bisogna dare anche un'occhiata al girone ovest. Adesso per la gioia dei tifosi biancorossi, Casale ha perso ieri in casa, quindi comunque l'Alma è l'unica squadra sia della 1 che della 2 a essere a punteggio pieno, quindi già qualcosa che... C'è qualcosa in più che ieri Mauro mi ha detto, no? Che riguarda gli sport, diciamo, professionistici in genere, no? L'unica squadra imbattuta, sì, noi assieme all'Inter, la cosa però a te non entusiasma, ma ci sono tanti interisti triestini, te l'assicuro, scusa. Ti rubo solo, ricordati che io sono friulano, per cui sai, il friulano è un grande risparmiatore perché ambisce a diventare il più ricco del cimitero, per cui i soldini da parte per eventuali acquisti sono già stati messi in cassaforte con l'ultimo aumento di capitale che la proprietà ha fortemente voluto. Ascolto Ribolla, allora. Certo. Deve sempre... Il triestino si rimangia piuttosto, no, Mago? No, non è vero, dai. No. Magna quei degli altri. Che è ancora meglio. Vale, volevo tornare un flash alla pallanuoto con il nostro amico Nino Blazevic per parlare anche, insomma, dei prossimi. Intanto, come ti trovi anche tu a Trieste? How's your feeling in Trieste? Come la mia città, come Dubrovnik. Sì, sempre buona, sole. È bello, bella, più bella. Ecco, bene. Poi anche quelli di Ragusa sono un po' in una città un po' che si sente indipendente, è vero, no? Una città che si sente un po' città-stato, è vero? Da un certo punto di vista, un po' come Trieste da un certo punto di vista. Sì. Bene. Sì. Siete un po', vi sentite un po' unici anche voi, lo so perché ho diversi amici. Allora, sabato prossimo, 16 dicembre alle 15:30, partita importante alla Bianchi con il Savona dell'ex
Guimarães, il brasiliano che arrivò a Trieste, insomma, anche facendo un'ottima stagione. Chiaramente alla Bianchi, no, sono partite tutte importanti, perché si cerca di strappare via quei punti salvezza, no? Important game to catch points for the classification. Noi giochiamo con il Savona da campionato italiano, campionato 6-5, prima partita, nostra prima partita, e adesso ci vediamo, penso che we can catch the points, I think. Possiamo prendere i punti. Sì. È l'ora, dici, insomma, di cercare di strappare una vittoria, no? Di tornare anche a pensare positivo. Sì, perché we need points and we need for our better in the head, but I think we are ready. We just need a little bit Bene. More luck. Siamo quasi pronti, avevo bisogno di un po' di fortuna per strappare questa vittoria che è così importante. Poi tra l'altro c'è la gara il 23 di dicembre, prenatalizia a Torino, che è penultimo in classifica. Qui c'è proprio lo scontro diretto, no? per la lotta per la salvezza, quindi saranno due partite fondamentali. With Torino it's important game and I think we have to take that points and it will be good for us. And now Savona and Torino, after that is Recco and Sport Management. It's the games where we will catch experience with them and we will teach from them. But this game with Torino, it's an important game for us to take the points and go there so we have to be ready for everything. Certo. We play with them 4 days training games when we come here in Trieste, so we play good there, so we will see now. Bene, insomma, partita importante alla Bianchi subito, poi quella di Torino, come dicevamo prima, importantissima per la salvezza. Dice Blazevic, dobbiamo essere pronti mentalmente, andare a portare a casa questi due punti, li conosciamo bene perché abbiamo fatto un collegiale prima del campionato proprio con loro, quindi conosciamo bene gli avversari. Queste prossime due partite sono partite per diciamo così, portare a casa punti, poi ci saranno due gare, quelle con Recco e Sport Management Verona, in cui sostanzialmente si va in acqua per imparare dai più bravi, perché così è, sono squadre che viaggiano ad altri livelli, a livelli insomma da Coppa Campioni, quindi è praticamente impossibile pensare di portare a casa la posta in palio. Mago, la prossima volta le intervisti tu in inglese, giusto? Io ascolto e dopo. Vabbè. Mago, no, dal Mago invece volevo, siccome adesso si entra nell'anno del centenario, no? Sarà anche il momento di ricordare i grandi momenti della Triestina, che adesso stiamo tra l'altro rivivendo in pillole ogni tanto proprio per il quarantennale di Tele4, le promozioni. Sì, bene, no? C'è chi ancora ha visto la Triestina in Serie A, che è sempre il sogno di tanti. No? Ho fatto la catapalla in Serie A. Io. Ecco, raccontaci questo. Io racconto la partita con la Juventus di Boniperti, Carl Hansen, Prest, Mucinelli, John Hansen, eccetera, eccetera. E la Bora, penso sicuramente 80-100, alle 2:30 al Grezar e sotto zero. E noi con la tutina, e mia mamma mi ha comprato un paro orecchi bianco, bello, di lana. Mm. Alla fine del primo tempo stavamo andando in spogliatoio e Boniperti passa vicino e mi fa: me lo impresti per dopo e per il secondo tempo? Cioè, Boniperti, glielo da subito, va bene. Non l'ho più visto perché dopo hanno perso 1-0, puoi immaginare in spogliatoio la Juventus ha perso 1-0, e volevo scrivere che no, a Maria De Filippi, c'è posto per te. Cioè, un giorno ho detto a mia moglie, che io, guarda, mica manderei una lettera a Maria De Filippi, c'è posto per te, per Boniperti dove mi ha messo quella, anche per, diciamo... Cioè, quando Boniperti mi rubò la fascetta, sì, in Grezar. Sì, sì, sì. Beh, questo, questa bisogna scriverla, però. Me l'ha chiesta. Mago, questa la scriviamo, però. Sì, dai, sì. Non e allora così, mi ricordo come adesso. E nel secondo tempo, orecchie rosse, e dopo la fine vado, e no, in spogliatoio non sono andato, avevo 15 anni. Insomma, no? E un'altra volta invece, sempre a Grezar, Triestina-Palermo, il Palermo aveva per la prima volta in Italia un giocatore turco. Sucru, centravanti, era una volta e mezza lui,
No, bel... E allora la Triestina vinceva 1-0 e noi avevamo, noi l'ordine, la cattiveria di andare, di rallentare per prendere il pallone. Non c'erano 20 palloni come adesso, c'erano 2 o 3. Allora corro, perciò il pallone, e mi intoppo, faccio apposta, mi intoppo e casco, no? Allora casco e sto su, aspettavo questo pallone, e corri verso la pista e mi lo vedo e si è cacciato il pallone solo, no? Si è scappato via. Si è scappato via. E la gente, vergogni te, è un piccio, ti così grosso. E abbiamo vinto 1-0 anche lì. Bene, il mago ha fatto un po' di melina. Belli questi aneddoti, perché insomma ci danno anche il sale del calcio. Un tempo giustamente c'era la pista al Grezzo. Sì, c'era la pista, sì. C'era la pista, benissimo. Meduri, chissà che in futuro quantomeno in Bissi possano rivivere emozioni del genere, no? È quello che un po' sognano tutti. Beh, speriamo, ma personalmente per la gente di Trieste, visto che comunque la Triestina è una storia, insomma, che parla da sé. Quindi è anche giusto che, poi con uno stadio del genere, è anche giusto che si pensi a puntare in alto. Vi porterò le fotografie che ho firmato il primo cartellino nel 1949. Mm-hmm. E mi hanno dato la maglietta del fotografo, Rosola Bardata, quella della Barda, anche quella volta, un paio di pantaloni, così. E dopo mia mamma, Pora, l'ha fatto fare ingrandire perché era piccola, mastruzzata, tipo formato... La porterò qua, la prossima volta. Bene. Meduri, nel 49. Hai mai fatto la catapalle? No. No? No, mai. No. Vabbè. Quindi non hai vissuto l'esperienza del mago che faceva... Così sapevi quanti anni ho. I balletti, insomma, per rallentare il gioco. Invece con Meduri, andiamo un attimo a presentare invece la prossima sfida della Triestina, importante, perché insomma è un'altra gara in cui si possono raccogliere punti e far sognare ancora di più i tifosi a fine dell'anno. Premetto che andare a giocare a San Benedetto è difficile, soprattutto per una questione ambientale. Loro hanno una grandissima tifoseria, senza nulla togliere a quella della Triestina, però davvero sembra uno stadio da Serie A per come vivono il calcio lì a San Benedetto. E quindi le difficoltà saranno principalmente ambientali, senza nulla togliere alla San Benedettese, che anche loro sono secondi, mi sa, a 28 punti. Adesso rivediamo ancora un attimo la classifica, così ce ne rendiamo conto, squadra. Perché sono due partite un po' fotocopia dal punto di vista della classifica, quella vissuta con il Feralpi e quella proprio con la San Benedettese, che è seconda, quota 28, quindi insomma partita di cartello. Esatto, sicuramente sarà una partita bella da giocare, spero da vedere, e spero insomma... Di poter chiudere veramente il girone d'andata con insomma qualcosa di importante in tasca. Basta un po' più di loro, Sì, quindi basta poco, in teoria. C'è da dire poi però che la Triestina, con squadre attrezzate, forti, che magari, come dire, giocano e lasciano un pochettino di spazio perché tendono, come dire, a imprimere il loro marchio piuttosto che a difendersi, di solito dà qualcosa in più. Sì, perché ovvio, poi trovando più spazi, noi comunque abbiamo anche gente tipo Mensa, che insomma più spazio ha meglio è, perché una delle sue doti principali è la corsa. Cioè abbiamo gente anche come Bariti, che è uguale, anche lui fa della corsa il suo cavallo di battaglia. E poi comunque ci abbiamo gente come Petrella anche sull'esterno, più possibilità dell'uno contro uno, ma in generale comunque abbiamo giocatori che si esprimono meglio, insomma, se hanno più spazio. Certo, mago, però diceva giustamente Meduri, forse il campo più difficile della categoria da affrontare. Ha detto giusto, è un campo, diciamo, hanno fatto sempre i professionisti la San Benedettese, è un campo ostico, e la squadra è buona, e la tifoseria è un po' cattivella, e, insomma, noi, i nostri tifosi, non so se arriveranno un pullman, 200 persone, però i nostri non disturbano nessuno, si mettono in curva. Hanno preso una di quelle piogge a Pordenone, poveri che erano veramente... Comunque, diciamo, un campo difficile. Però, come diceva lui, la squadra, con squadre che giocano, poi loro sono giocando in casa, secondo in classifica, dovranno giocare, cioè per vincere, un po' più larghi, eccolo. E allora il Mensa, il Petrella, e speriamo si sblocchi anche il nostro... Arma, cioè... L'importante è recuperare qualcuno anche dietro.
Bene, per il prepartita della prossima gara dell'Alba invece mi affido a Alessandro Asta che è come un metronomo su queste cose, sa tutto, ha le schede in mente degli avversari, io lo so che è così e quindi mi affido a lui. Sì, si va a giocare a Verona, un campo che non so da quanti anni non vinciamo a Verona, quindi sarebbe ora anche di rompere, di sfatare questo tabù. Verona è una squadra molto giovane, hanno cambiato tantissimo nel corso dell'estate, una delle squadre più giovani anche perché hanno, mi sembra, una media che va di 22 anni e mezzo, quindi una cosa che una scelta molto, molto coraggiosa, insomma, ma abbastanza saggia da parte della dirigenza scaligera. Verona così in campionato in questa prima parte di stagione. Ieri è riuscita a vincere in casa con Ferrara, quindi ho ascoltato anche la conferenza stampa di Dal Monte, che è il coach di Verona ieri. Attendono con impazienza di giocare contro Trieste, è un po' quello che è il leitmotiv di tutte le squadre, di tutte le avversarie che affrontano Trieste. Partita difficile, loro hanno Grini che giocava a Tortona, che lo conoscono bene lo scorso anno perché per fortuna non ci ha rotto tanto le scatole durante i playoff, però che è un giocatore di grande talento. A loro manca Maganza perché ha problemi alla schiena, quindi comunque sta un po', è abbastanza fermo ultimamente, quindi ha giocato mi pare solo 3 partite Maganza, che era uno degli acquisti più di punta della Tezenis di quest'estate. Trieste deve fare la gara che è riuscita a far sempre in trasferta, magari soffrire, però poi sempre grazie al discorso delle rotazioni usare la seconda parte di partita per poi tracimare come ha fatto in tante occasioni. Bisogna andare a vincere, bisogna continuare a fare questo filotto in vista poi quello che sarà. Gianluca non ne parla mai, ma anche tutti se lo aspettano, il derby nell'aria, quindi insomma, bene o male, arrivare a quell'appuntamento lì, che non è naturalmente insomma la gara della vita, però un appuntamento importante, essere ancora imbattuti sarebbe tanta roba. Certo. Allora, la prossima settimana puntata speciale, al timone qui in studio ci sarà Bernardo Gulotta con uno studio largamente popolato dai colori rossa-alabardati, perché sarà la giornata da una parte dell'apertura dell'anno del centenario della Triestina, ci sarà anche qualche vecchia gloria del passato in studio con noi, con Bernardo. Il sottoscritto invece sarà al Palasport, all'Almarena, perché c'è la cena di Natale, un momento insomma che vuole essere anche un regalo alla tifoseria, a chi sta attorno al mondo pallacanestro Trieste, e quindi saremo in collegamento in diretta con qualche finestra da lì per sentire i protagonisti dell'annata dell'Alma. Gianluca, un altro appuntamento importante. Sì, ecco, per molti è la festa, sì, per noi è la festa di Natale, la cena che abbiamo deciso di aprire a tutti, ma specialmente è il nostro regalo al Burlo Garofalo, all'ospedale di Trieste, che non è l'ospedale di Trieste, ma io penso sia uno degli ospedali d'Italia. Certo. È un'eccellenza, è una delle eccellenze che spero tutti assieme dobbiamo continuare a tenere in vita e a tenere alto. Quindi noi tutto quello che raccoglieremo, l'incasso della cena, insomma, lo daremo a questo ospedale. Voi sapete che noi comunque giochiamo anche col marchio del Burlo nelle nostre divise, per cui siamo sensibili a questo ospedale, e perché comunque i bambini insomma sono il sale della vita, e penso che senza questa struttura qua non si possa Trieste. È anche il simbolo, il Burlo Garofalo è anche il simbolo di questa città, ma è secondo me anche il simbolo dell'intera regione, e quindi noi l'abbiamo fatto soprattutto per questo, oltre che per condividere, certo, insomma, a chi volesse, chi ne ha la possibilità, qualcosa di condividere la nostra squadra, le nostre gioie. Sono un po' emozionato perché a me parlare, sai, dei bambini, sono cose, mi sembra, è sempre sono per cose me molto, una cosa, molto importanti. Avendo anch'io una figlia piccola, quindi... Certo. Per me è molto importante, ecco, questa cosa. Ci sarà anche il regalo di Alma e di Tele4 assieme in qualche modo, no? Sì, ci sarà. Qualcuno ha lavorato tanto e quindi spero che questo sia una bella cosa. Io l'ho intravisto, è una bella cosa, quindi
spero che la gente, insomma, lo gradirà. Bene, allora in chiusura non può che esserci il nostro mago con la barzelletta finale. Quella di Boniperti non era una barzelletta, quella è storia. No, appunto, volevo dire a chi ha storia. Scritto, non era barzelletta, che si informi chi era Boniperti, forse la sorella lo sa. Comunque guarda che le organizziamo sta cosa, vabbè, prima o poi con Maria De Filippi. Vai mago. Sarebbe bello. No, racconterò quella di Jovanka, nel suo paese. Sì. È tutto un par di loro, è tutto un... Cioè, e io anche ho un figlio che dice che devi sposarsi con una ragazza del luogo, allora che dice, ah, se Marizza figlia di quella, se Dragizza la figlia di quella, e sto qua che dice, ma mamma, mi piace Franco e il postin, ma sei italiano. Sottile, vabbè, chiudiamo qui, ci vediamo lunedì, ci sarà Bernardo in studio e noi il collegamento del palazzetto. Per chi non l'ha capita, la prossima settimana il mago ve la spiega Bernardo. Sì, non guarda che sei gay, no, sei italiano. Vabbè, ve l'ha spiegata, ciao.